Bentrovati alla seconda parte di Extra Time speciale mercato. In questo momento di pausa, di sosta del campionato, degli appuntamenti speciali per cercare di capirne di più rispetto al calcio mercato, ai colpi che sono stati già ufficializzati e a quelli che verranno chiusi nel corso delle prossime settimane. A proposito di ufficializzazioni, a muoversi tra le prime in caretteria è stato il Bari e noi ci colleghiamo con Bari, con il collega della Gazzetta dello Sport Franco Cirici. Franco, ben trovato. Bentrovati ragazzi, ciao a tutti, buon Allora, anno. Bari che si è mosso per tempo, Morleo il primo colpo, ha trovato poco spazio in massima serie con il Bologna. Mi dicevi quest'oggi secondo colpo di mercato, o meglio, seconda ufficializzazione, quella di Parigini. Sì, non è stata ancora ufficializzata, ma ci siamo, credo che Parigini firmerà fra domani e dopodomani e lunedì potrà riprendere gli allenamenti con i nuovi compagni. Questo ragazzo arriva in prestito dal Torino, era in forza al Chievo dove ha trovato poco spazio, è un esterno, una punta esterna che ha giocato già molto bene nel Perugia e può fare anche la seconda punta. Nell'ottica di un cambiamento abbastanza radicale in prima linea da parte del Bari, perché è quello il reparto che non ha funzionato. Pensate, Maniero 6 gol, 4 sul rigore, De Luca 2 gol, Monachello 2. Quindi è lì che il Bari intende soprattutto rafforzarsi Franco, e rispetto a credo, questi tre nomi, chi ha sì, secondo te le valigie pronte? io credo che rimarrà solo Maniero. Ho saputo proprio adesso che De Luca è richiesto da 4-5 società di Serie B, ma non c'è l'Avellino però in mezzo. Non c'è l'Avellino, non c'è l'Avellino. No, Dacci però c'è qualche Cesena. riferimento rispetto alle altre. De Luca ha chiesto da... Sì, c'è il Cesena, pare in pole position. Poi c'è il Pisa, ma l'Atalanta che è proprietaria del cartellino non vorrebbe darlo al Pisa. C'è il Trapani, stesso discorso. Ci sarebbe il Novara. Quindi diciamo che si sta muovendo molto il mercato intorno a De Luca. Boateng dovrebbe andare all'estero e poi c'è Monachello che è un signor attaccante. Bari però non l'ha visto perché è stato quasi sempre infortunato, ha giocato 3 partite, ha segnato una doppietta col Trapani. Anche qui bisogna vedere l'Atalanta, che è proprietaria del cartellino, cosa decide di fare con il Bari di questo ragazzo, che ripeto, secondo me è un giocatore che può essere un valore aggiunto per qualsiasi squadra nel girone di ritorno, un attaccante con i fiocchi. Franco, rispetto al girone d'andata, un Bari che hai registrato, insomma, in termini di atteggiamento, quantomeno, e di prestazioni in crescendo, qual è la fase che sta attraversando la squadra? Ma senti, l'arrivo di Colantuono ha sicuramente cambiato le carte in tavola, intanto perché adesso il Bari gioca in modo diverso, è molto più elastico sul piano tattico, passa dal 4-3-3 al 4-3-1-2, anche al 5-3-2, un discorso, sai, che gli allenatori veri, fra virgolette veri, quelli che hanno una certa esperienza, ormai non giocano più con un solo modulo, lo cambiano anche durante il corso della partita più volte. Con Colantuono la squadra è diventata più concreta, più forte caratterialmente, poi però per vincere, per recitare un ruolo importante occorrono interpreti di qualità e non sempre a gennaio riesci a trovarli. Io non sono del parere che a gennaio tu possa cambiare tutte le carte in tavola, insomma, a meno che non hai la fortuna e l'abilità che tutte le ciambelle ti riescano col buco, ma l'esperienza insegna che puoi azzeccarne due, tre e devi riuscire ad assemblarli in una squadra che ha già una sua intelaiatura, quindi devono entrare nel contesto della squadra, fare gruppo subito e perché succeda tutto questo devi prendere tre che dimostrino subito di essere nettamente più forti di quelli che hai. Franco, ti chiedo in chiusura una battuta su Walter Novellino. È arrivato e ha cambiato un po' il volto della squadra ad Avellino. Un tuo giudizio su questo timoniere? Senti, Novellino, prima parlavo di Colantuono, questi sono allenatori che conoscono il mestiere e che conoscono bene la categoria, conoscono il mestiere. Io a Bari ho visto un Avellino importante, un Avellino che non meritava di perdere, tanto per intenderci, al San Nicola non meritava di perdere, ha perso per episodi, ma un Avellino credo decisamente migliore rispetto al passato. Ora, il problema
stamattina io parlavo con Camprone, allenatore del Cesena, ex allenatore del Bari l'anno scorso, e il Cesena ha problemi analoghi a quello dell'Avellino, no? Questa è una squadra, una signora squadra, però si ritrova nei guai perché riesce a esprimersi bene in casa e fuori invece va male. Il problema è riuscire a togliersi dai guai. Sul piano psicologico quella classifica lì è un fardello pesante. Allora devi toglierti da quella situazione e poi con la mente sgombra, io sono convinto che con la squadra che si ritrova all'Avellino può togliersi grosse soddisfazioni. Adesso non so se può cambiare completamente il corso della stagione, ma sicuramente può salvarsi. Però riguadagnare un po' di spazio in classifica, sì, sicuramente. Può salvarsi senza problemi. Il Novellino ha portato sicuramente anche sul piano caratteriale qualcosa di più, insomma. Sono allenatori che conoscono la categoria, devono però avere in pugno sempre la situazione e devono essere sostenuti dalla società, questo è determinante. Grazie Franco, buon lavoro, grazie per queste preziose indicazioni. Sabino, sicuramente fa piacere questa sottolineatura di Franco Cirici, Avellino che non meritava la sconfitta a Bari, dobbiamo stare attenti però a evitare troppi complimenti e pochi punti, diciamo, nel girone di ritorno. Beh, servono più punti, anche con prestazioni peggiori, prestazioni più brutte, giocando male, quello che conta insomma è risalire la classifica. A Bari si è visto un discreto Avellino, una squadra che comunque con Novellino c'ha un'identità, ha anche delle grosse lacune purtroppo, un Avellino che è stato punito da un Irpino, tra l'altro, da questo ragazzo Fedele che ha origine avellinese. Pare che tra l'altro con la cessione di De Luca cambia un bel po' anche rispetto agli ultimi anni, no? Sì, un Bari che cede De Luca, che è stato il simbolo delle ultime stagioni insieme a Maniero. Ridà Monachella all'Atalanta, però con Parigini, lo stesso Maniero che resta, Fedato che non si sa insomma qual è il futuro. Bari che tra l'altro negli scorsi giorni aveva chiesto anche informazioni su Ardemagni e ha avuto un secco no dalla dirigenza irpina, così come l'ha avuto anche il Cesena che si era fiondato diciamo sull'ariete ex Perugia. A proposito di mercato invece, chi si è davvero sacrificato è stato il Brescia che ha ceduto in massima serie al Genoa Morosini, uno dei giovani più talentuosi della cadetteria. Non sarà facile rimpiazzarlo. E noi, a proposito delle azioni della società del Brescia, prossimo avversario dell'Avellino, chiediamo un po' di lumi alla collega Erika Bariselli del giornale di Brescia. Erika, ben trovata. Bentrovati a voi, un saluto. Allora, davvero uno dei giovani più talentuosi della cadetteria, come la piazza ha accolto questa decisione della società di lasciarlo andare in massima serie? Sicuramente sì, è così. Leonardo Morosini, uno dei giovani sui quali c'erano parecchi riflettori puntati, diciamo che la piazza ha accolto come quasi inevitabile in un certo senso la partenza di Leonardo Morosini, una partenza nei confronti della quale c'era aspettative, un po' perché Morosini già dalla passata stagione era chiacchieratissimo ad ogni sessione di mercato, un po' perché già l'estate scorsa si pensava che il trequartista sarebbe potuto partire e i rumors d'altronde avevano continuato ad essere parecchi anche durante i primi mesi della stagione. Già poi intorno alla metà di dicembre si era diffusa la voce di un Genoa sempre più intenzionato a stringere il cerchio per averlo da subito, per averlo già da gennaio, quindi in qualche modo la notizia è stata metabolizzata abbastanza facilmente dalla piazza. Oltretutto, Erika, risultati delle ultime settimane che hanno un po' agevolato questo rapporto tra piazza, tra la tifoseria e la società, Brescia che ha riguadagnato un attimino di tranquillità con gli ultimi punti. Ma sì, questo sicuramente sì, anche se comunque la situazione era piuttosto tranquilla, è sempre rimasta assolutamente sotto controllo, un Brescia comunque in linea con quelle che erano le aspettative di inizio stagione, un Brescia ancora che viaggia assolutamente a fiali spenti in tema di obiettivi, che punta soltanto ad ottenere delle salvezze tranquille, per cui diciamo che anche se c'è stato un periodo di difficoltà, il Brescia non è mai andato sotto la linea di galleggiamento, per cui aria di
serenità si è sempre tutto sommato respirato e soprattutto la società ha abituato da 2 anni a questa parte, da quando è in carica, diciamo così, a parlare piuttosto chiaro, a non nascondere quelle che sono le necessità, per cui anche i tifosi, la piazza in generale, sanno che questa società ha ancora bisogno, almeno per un paio d'anni, di stringere la cinghia, di effettuare anche devi sistemare un po' anche gli aspetti legati al bilancio. Sì, e la cessione di Leonardo Morosini viene considerata, è stata considerata come un sacrificio necessario. La piazza quindi ha salutato anche calorosamente, devo dire, un giocatore che tra l'altro è un ragazzo anche molto molto particolare, molto molto sensibile, che ha saputo come farsi voler bene in un certo senso, insomma si guarda anche con orgoglio a quello che è l'inizio della nuova avventura di Morosini in maglia azzurra. No, voi vi chiedevate come verrà sostituito, sì. Leonardo Morosini molto semplicemente non verrà sostituito, intanto perché è molto difficile andare a trovare un giocatore che ha le caratteristiche di questo ragazzo in giro, e un po' perché comunque lì sulla tre quarti nella rosa c'è già qualche altro giocatore potenzialmente interessante. Inoltre nel girone d'andata, se c'è una cosa che Brocchi ha dimostrato, è quella di non essere, diciamo, integralista. È vero che il suo modulo preferito è sempre stato quello col trequartista, ma proprio perché a disposizione aveva un giocatore che si adattava bene. Erika, in studio con me c'è Sabino Giannattasio, voleva girarti una domanda. Ciao Erika. Ciao Sabino. Senti, ma in entrata si farà qualcosa oppure il Brescia resta così com'è? Al di là della pedina Morosini. Sì, in entrata si farà sicuramente qualcosa, deve farsi per forza qualcosa e deve farsi in difesa, perché là dietro la coperta era già cortissima, la coperta è diventata ancora più corta nel momento in cui per infortunio sono usciti di scena 2 difensori, Igor Bubnic, che nelle attese doveva essere il leader della retroguardia, ma che invece non è mai riuscito ad ingranare a causa di un ginocchio malconcio, che poi tra l'altro è stato sottoposto a nuova operazione. Bubnic quindi che avrà davanti 5 mesi di percorso riabilitativo e che è quindi tornato questo giocatore anzitempo alla casa madre, che è quella dell'Udinese, e poi perché proprio in occasione dell'ultima di andata si è fatto male sempre nel reparto dei difensori centrali Michele Somma, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro, una doppia tegola di fronte alla quale la società per forza di cose non può rimanere a guardare. E si va a caccia, diciamo, però di un difensore centrale, perché si conterà molto per il girone di ritorno sul lancio definitivo di Leonardo Fontanesi, che fin qui era stato un oggetto misterioso, arrivato in estate dal Sassuolo. Nell'ultima parte del girone d'andata ha cominciato a trovare spazio e lo ha fatto in maniera incoraggiante, e poi si cercherà un terzino destro, anche perché Michele Somma, oltre ad essere un centrale, era anche il vice terzino. Si adattava un po' a destra. Erika, esatto. Grazie per la tua infinita disponibilità e buon lavoro, ci ritroveremo a Brescia il prossimo 21 gennaio. Senz'altro, vi aspetto, un abbraccio. Grazie. Allora, andiamo da Brescia a Cesena, da una piazza importante della Serie B di tradizione come quella di Brescia, a una piazza che sta attraversando un momento di grande difficoltà, quella di Cesena. Non si aspettava ovviamente di chiudere il girone d'andata in questa posizione la squadra romagnola, un Cesena tra l'altro che guarda con grande interesse al sostituto di Juric, che ha già fatto le valigie. Juric che è andato in Inghilterra, una cessione necessaria al Cesena per completare la stagione, come ha detto il DS Fuschi, perché il Cesena aveva bisogno di soldi, di fondi per finire il campionato. Cesena che stranamente si trova nelle zone basse della classifica, basta scorrere l'organico e vedere i vari di Roberto, lo stesso Coné che stava da Avellino, oppure Garritano, insomma. Cesena che c'è un organico molto molto importante, stranamente insomma sia con Drago che con Camplone non è riuscito insomma a rialzarsi in classifica. Rosa molto ampia tra l'altro quella del Cesena che ha necessità di sfoltire un po' la rosa, però da Franco Cirici, collega della Gazzetta dello Sport di Bari, l'ultima indiscrezione è quella di un interessamento del Cesena rispetto a De Luca. Allora, chiediamo conferma di questo interessamento e soprattutto delle novità di mercato in casa Cesena al collega di Teleromagna Marco Rossi. Marco, ben trovato.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, pochi minuti fa da Bari Franco Cirici ci diceva di un interessamento del Cesena per De Luca, ce lo confermi? Sì, l'interessamento per Giuseppe De Luca, a dire la verità, è un interessamento molto vecchio, già a partire dall'estate scorsa, addirittura anche dalla stagione precedente, solamente che questo ragazzo purtroppo per il Cesena ha un ingaggio davvero molto proibitivo per le casse bianconere, che nelle ultime quattro stagioni veramente sono molto povere a causa della gestione precedente di quella attuale, e quindi purtroppo Rino Foschi deve sempre ripiegare su altri giocatori. Marco, accanto a me c'è il collega Sabino Giannattasi, che vorrà girarti subito una domanda. Marco, il futuro di Ciano? Dunque, anche questo è un bel inghippo, nel senso che praticamente prima di questa sessione invernale il presidente Lugarese ha dichiarato che servivano 4 milioni di euro da questa sessione. Quindi, dato via Djuric per una cifra intorno ai 2 milioni, ora ne servirebbero altri 2 e potrebbe arrivare proprio da Camillo Ciano. In queste settimane si è parlato di tante squadre che lo stanno cercando, ad esempio il Chievo Verona e il Benevento, io penso siano fino ad ora le candidate più sicure per accaparrarselo, però appunto bisogna vedere come si svilupperà poi il mercato in uscita. Marco, dacci però qualche novità rispetto al mercato in entrata. È un Cesena che non voleva sicuramente ritrovarsi in quella posizione di classifica al termine del girone d'andata, e dunque qualcosina bisognerà fare. Sì, bisognerà fare, però appunto tutto verte per quanto riguarda le uscite, perché come ho detto anche poco fa, veramente la situazione societaria è veramente pesante e si sta protraendo da diverse stagioni, per esattezza questa qui è la quarta stagione, e quindi finché non si faranno altre cessioni sicuramente non arriverà nessuno. È chiaro che per sostituire un attaccante del peso di Milan Djuric ci sono fatti tanti nomi, ad esempio Sergio Floccari, anche se è vicinissimo alla SPAL. E stessa cosa per Vittorio Parizzini, se ne è parlato tanto queste settimane, però ad un passo dal Bari. E l'unico che può attualmente rimanere vicino al Cesena penso sia Matteo Ardemagni. E ieri addirittura si parlava di Ray Manai dell'Inter, però appunto se non ci saranno altre uscite difficilmente si potrà acquistare qualcuno. Marco, mi pare di capire piazza che dovrà abituarsi a soffrire in questo girone di ritorno. Sì, la piazza soffre, la verità, essendo da Cesena ci siamo un po' abituati, però una piazza che non molla mai, perché comunque l'Oro del Stadio di Romanucci è il terzo come affluenza in questa stagione, quindi ha dimostrato non solo in Serie A ma anche in Serie B di portare tantissima gente, oltretutto non solo da Cesena ma il polo della Romagna, quindi anche da Ravenna, da Forlì, da Rimini, quindi non solo la città ma comunque tutto il territorio è vicino alla squadra. E bisogna appunto stringersi intorno ai giocatori e far sì che succeda qualcosa pur di non retrocedere. Grazie, grazie al collega di Teleromagna Marco Rossi, buon lavoro Marco. Grazie a voi altrettanto, buona serata. Insomma, una conferma a Cesena che dovremo ritrovarcelo come avversario nella lotta a salvezza sino all'ultimo. Sì, una situazione difficile, lo si sapeva già da qualche anno, anzi la promozione di qualche anno fa abbiamo un po', diciamo, decelerato questo processo di difficoltà del Cesena. Credo che il Cesena fino alla fine resterà nelle zone, insomma, basse per lottare per questa salvezza, e credo che sia molto più difficile per un Cesena riuscire a raggiungere la salvezza che per un Avellino, visto che il Cesena è stato costruito per altri obiettivi, c'ha giocatori importanti, elementi che hanno fatto anche la Serie A, quindi credo che il Cesena troverà molte difficoltà. Avevamo detto nella prima parte di questa puntata di Extra Time speciale mercato di un interessamento di diverse squadre rispetto ad ex biancoverdi, uno su tutte Roberto Insigne, ce lo siamo ritrovati nelle schede di mercato Sabino, praticamente ovunque. 4-5 squadre, confesso che non sappiamo neanche il perché, probabilmente per averli visti proprio nelle ultime settimane giocare, l'abbiamo avvicinato un po' di più a Latina, e allora chiediamo al collega di Radio Latina Davide Mancini se è così, potremmo mai ritrovare, abbiamo la necessità di ristabilire forse il collegamento con Davide, sicuramente singolare però che ci sia proprio Insigne al centro del mercato della Serie B, tra l'altro Insigne che nella prima parte di stagione è stato fermo. Insigne non ha mai giocato, piace a Latina, piace alla Ternana, se non mi sbaglio piace anche alla Pro Vercelli, sì. All'Ascoli, abbiamo sentito Ternana, anche Ascoli, sì. Quindi voglio dire, è un giocatore che è molto cercato, l'anno scorso da Avellino ha fatto abbastanza bene,
13 assist, 9 gol, mi sembra. È un giocatore che è un po' discontinuo, però è un elemento che può dare una grossa mano, insomma, alla squadra dove andrà, perché c'ha i numeri, insomma, per fare bene. Vediamo un po' se può aiutarci a sciogliere questo rebus il collega di Radio Latina Davide Mancini. Davide, ben trovato innanzitutto. Buonasera, buonasera. Allora, dicevamo, in questa giornata di mercato, tu che operi attraverso lo strumento della radio, Radio Mercato ci riportava un Roberto Insigne diviso su cinque piazze, tutte della Serie B. Noi non so perché, ma abbiamo attribuito qualche chance in più a Latina. Abbiamo sbagliato? Ma guarda, è vero che è contesissimo, è vero anche che Latina lo sta monitorando, lo sta cercando da più di qualche giorno. Me lo danno come una trattativa possibile, probabile, anche perché, insomma, come sapete bene, pochi giorni fa c'è stato un cambio alla guida del Latina a livello dirigenziale, è cambiata praticamente tutta la presidenza. E quindi c'è la necessità comunque di rinforzare la squadra, anche se prima di tutto c'è l'obbligo diciamo di vendere qualche pezzo, perché la rosa è troppo numerosa e quindi c'è la necessità comunque di sfoltire la rosa e poi di andare a prendere vari tasselli, non tantissimi a dire la verità, però un profilo sicuramente di quelli di cui ha bisogno Vivarini è proprio quello che risponde al nome di Insigne, su cui, ripeto, Latina sembra essere molto forte e anche se, come avete detto bene voi, ci sono diverse società sul giocatore. C'è accanto a me Davide, il collega Sabino Giannattasio, che vorrà girarti una domanda. Ciao Davide, Ciao, ciao. senti, ma Don Corre può essere uno dei possibili rinforzi di questo Latina? Sì, ci può stare, anche perché, insomma, poi lo sai meglio di me, Sabino, come funziona sul mercato. Oggi si dice una cosa, domani magari è vero l'esatto contrario, però è un altro di quei giocatori che Latina sta tenendo d'occhio e, come ti ho detto, Latina vuole pochi pezzi, ma quei pochi pezzi devono andare a rinforzare una rosa che dovrà combattere per salvarsi nel girone di ritorno. Cambieranno tante cose, cambieranno molte squadre e Latina non vuole in realtà cambiare molto, ma vuole investire su quei pochi pezzi che possono far fare il salto di qualità alla squadra. Davide, 14 pareggi in 21 partite, insomma un dato abbastanza Un eloquente, record. un record tra l'altro. Latina che ha bisogno di qualcuno lì che la butti dentro lì davanti, qual è il nome più gettonato? Ma guarda, io negli ultimi giorni ho sentito una voce, non so se è impossibile, improbabile o seppure ci sarà in qualche modo la possibilità di arrivarci, ma è anche da Salerno mi arrivano le voci su Donnarumma. E guarda caso, noi ci collegheremo tra qualche istante con Eugenio Marotta a Salerno E credo che lui ti dirà la stessa cosa, penso, per capire perché un insomma po'. poi c'eravamo, fra l'altro con Eugenio ci eravamo anche sentiti su questo discorso. E la verità è che, me l'ha confermato anche Eugenio, che il prezzo è alto, Lotito chiede tanto per questo giocatore, però è pure vero che Latina ha dei pezzi in uscita, tra cui Moretti, e Moretti è un giocatore che potrebbe interessare alla Salernitana. Quindi magari ci potrebbe essere, no? Un giro di giocatori, un valzer che potrebbe poi portare Donnarumma Latina, anche se, insomma, ripeto, il prezzo è alto. Su un giocatore del genere credo che ci siano anche altre società, e quindi staremo a vedere. Il Latina ha comunque la necessità di prendere un giocatore che possa buttarla dentro. Davide, grazie, noi ti auguriamo buon lavoro, grazie infinite per la disponibilità, ancora buon lavoro. Grazie a Salutoni voi, buon lavoro. a Latina. Andiamo allora a vedere se riusciamo a stabilire l'ultimo collegamento perché vorremmo poi riannodare i fili di questa puntata. Siamo partiti con Laverone, con il primo acquisto in casa Avellino, manca la firma, l'ha confermato lui, però l'intesa c'è tutta, sia del calciatore con la società, sia tra le due società. Doveva rientrare Lotito, credo, per la firma, chiederemo lumi ad Eugenio Marotta con Davide che indirettamente confermava quello che dicevi. Ci può essere un interessamento per Donnarumma, nel senso che Donnarumma sembra nella lista dei partenti in casa Salernitana, c'è un piccolo problemino quello dell'ingaggio del calciatore. Sì, è un giocatore che è in partenza né con Sannino né con Bollini, insomma, sta trovando la giusta continuità dopo che aveva fatto benissimo lo scorso anno.
un altro giocatore assistito da Mario Giuffriti, agente di Laverone, giocatore che piace anche all'Avellino, qualora, insomma, ti ripeto, non dovesse concretizzarsi l'operazione Cocco. E credo che forse rispetto a Cocco c'ha, diciamo, delle caratteristiche diverse che forse farebbero maggiormente a caso dell'Avellino. Allora, chiudiamo questo appuntamento di Extra Time speciale mercato collegandoci con Salerno, con il collega del Mattino di TV Oggi, Eugenio Marotta. Eugenio, ben trovato. Buonasera, ben ritrovati a voi e buone fatte feste. Buone fatte feste, grazie anche a te, buon anno Eugenio, ci auguriamo che sia un anno sul piano sportivo e te lo auguriamo anche a te sul piano professionale, ricco di soddisfazioni. Sentivamo pochi istanti fa il collega di Radio Latina Davide Mancini che ci diceva di un interessamento anche del Latina per Donnarumma, c'è un piccolo problemino però, ti avevi dato proprio tu indicazioni, quello dell'ingaggio. Assolutamente sì, più che dell'ingaggio, che è stato un po' l'elemento di disturbo tra Donnarumma e la Salernitana all'inizio di questa avventura, per parafrasare te, il problema è dettato dal prezzo fissato da Claudio Lo Tito per il cartellino dei suoi pezzi pregiati. Alfredo Donnarumma, per muoversi da Salerno quest'anno ci vogliono 2 milioni di euro, per Massimo Coda, per cui c'è la fila in Serie B e ci sono parecchi interessamenti anche di qualche club di massima serie, ultimo in ordine di tempo quello del Crotone, ci vogliono 3 milioni di euro. Io alla fine credo che per quanto riguarda Massimo Coda, insomma, rimarrà quasi certamente a Salerno. Per Donnarumma, ne parlavamo proprio con Davide ieri, mi era arrivata questa notizia addirittura dell'interessamento del Latina, che ha cambiato proprietà, intenzione di un po' resettare il tutto. Il Latina è l'ultimo della lista, ha grandi stimatori Donnarumma in serie cadetta, non ultimo l'Avellino del DS Enzo De Vito, però anche in questo caso credo che lo stacco... 2 milioni di euro mi sembra un po' troppo, Eugenio. Assolutamente. Ti chiedo soltanto, chiedevamo prima di riannodare un po' quello che è stato il filo di questo palinsesto della puntata, siamo partiti con Lorenzo Laverone, con le sue parole al microfono di Titti Festa, manca solo la firma, insomma. No, io direi che la firma di fatto c'è già stata, nel senso che io rischio di spingermi sempre un po' più avanti, nel senso che Laverone si è accordato con il suo agente Mario Giuffredi, con la proprietà del presidente D'Accore e del direttore sportivo De Vito, hanno raggiunto l'accordo, hanno firmato e siglato il contratto, Laverone passa in prestito con diritto, obbligo anzi scusatemi, di obbligo riscatto. Di riscatto in favore dell'Avellino in caso di salvezza del club irpino, club irpino che parteciperà all'ingaggio di Laverone di circa 120.000 euro a stagione per 3 anni con la Salernitana, essendo a metà stagione parteciperà nemmeno per la metà dell'ingaggio, ma circa 45.000 euro, il resto dovrebbero essere appannaggio della Salernitana. Che cosa manca a tutto questo? Manca che Claudio Lo Tito torni dal suo buon ritiro di Cortina d'Ampezzo, è fissato per lunedì un summit a Roma con il DS Fabiani e l'altro socio e cognato Marco Mezzaroma, e lì dovrebbe esserci anche la firma, perché Claudio Lo Tito ha potere di vita e di morte anche di firma, passatemi la battuta naturalmente, e quindi nel momento in cui ci sarà anche la firma della società, Lorenzo Laverone potrà essere ufficializzato in terra irpina, ma di fatto è un nuovo giocatore dell'Avellino. Eugenio, grazie per la tua disponibilità, buon lavoro, ancora buon anno. Grazie a voi, a risentirci. Grazie, auguri a risentirci. Ancora. Allora, Sabino, la conferma dell'arrivo di Laverone con la firma di Lo Tito, noi possiamo dare allora appuntamento ai nostri telespettatori la settimana prossima ci saranno tante altre novità di mercato. Speriamo, insomma, che il DS De Vito con il direttore generale Massimiliano Taccone concluda almeno Guger e un attaccante. In attesa poi del terzino che dovrebbe arrivare dopo la gara col Brescia, perché la società sta vagliando la possibilità, insomma, di qualche buon affare anche dalla Serie A. È davvero tutto per questo appuntamento con Extra Time speciale mercato. Un ringraziamento a Michele Imperiali in regia, a voi tutti per averci seguito. Vi invito a restare sugli schermi di Sport Channel.